Sono Anna Barbara e mi occupo di spatial design, sono una ricercatrice. Da circa 20 anni mi occupo di sensorialità e di temporalità e del rapporto di questi due temi per la progettazione degli spazi. Negli ultimi anni ho approfondito il tema dell'olfatto e di come l'olfatto e lo studio dell'olfatto impatta sulla percezione e la progettazione dei luoghi. L'ultima ricerca e progetto che ho fatto come dipartimento riguarda un olfattorium, nello specifico una palestra olfattiva all'interno di un villaggio chiamato il Paese Ritrovato, che esiste a Monza, per i malati di Alzheimer. La scommessa era di lavorare sul primo senso che viene perso dai malati di Alzheimer, ma che nei fatti non viene perso completamente, ma viene persa solo la connessione cognitiva, cioè il rapporto tra olfatto e riconoscibilità dell'origine dell'odore. Per questa ragione abbiamo capito che si poteva indagare non sulla parte cognitiva ma sulla parte emotiva di questo rapporto e quindi andare a ricostruire esercizi che implementassero il rapporto tra il paziente e le immagini che l'olfatto può andare a recuperare eventualmente dalla memoria o la costruzione addirittura di nuovi rapporti tra le immagini e le emozioni. Nello specifico l'olfattorio è un luogo fisico con 3 stanze diciamo a disposizione. La prima è di tipo analogico, all'interno del quale ci sono delle immagini e una cassettiera che viene chiamata la cassettiera dei mondi, dentro cui ci sono una miriade di piccoli oggetti del quotidiano che servono ad associare diciamo un oggetto e un'immagine e un odore. Da questo esercizio di solito ne emergono delle nuove parole, delle nuove associazioni che non hanno nessuna intenzione di andare a ricostruire nessun tipo di rapporto con l'io pregresso, diciamo l'io prima della patologia. La seconda stanza invece ospita un laptop, è una stanza più interattiva in cui il rapporto tra l'olfatto e l'immagine è di tipo digitale. L'ultima parte diciamo dell'olfattorio è chiamato giardino pensile, invece consiste in un'installazione di corpi morbidi che servono ad essere abbracciati e interagire col corpo dei pazienti. Questi volumi ospitano degli odori, delle fragranze all'interno delle 7 diciamo famiglie di essenze primarie e servono a costruire e a stimolare delle parti emotive molto profonde che possono anche avere degli inaspettati risultati. Oltre diciamo al luogo dell'olfattorio abbiamo costruito degli strumenti. Il primo è un kit olfattivo che viene dato in dotazione al paziente appena viene conclamata la malattia. In quel caso il paziente manda al se stesso del futuro, quando non avrà più una consapevolezza di chi era, manda un messaggio di tipo olfattivo, per cui il paziente ricostruisce il suo DNA di profumazioni, odori che gli procuravano piacere e li spedisce al suo futuro quando non avrà più consapevolezza, ma avrà una consapevolezza emotiva, per cui se ad esempio gli piaceva il cioccolato, probabilmente in una fase successiva l'odore del cioccolato, pur non riconoscendolo, sorride a piacere a sentire quell'odore. Oltre al kit olfattivo, un altro strumento si chiama Nancy's Pillow ed è un cuscino, diciamo molto banalmente un cuscino unisex dentro cui ci sono anche lì delle fragranze che possono essere cambiate a secondo diciamo della biografia olfattiva del paziente. Questo oggetto è un oggetto transizionale che non è presente nella palestra olfattiva ma è presente nelle camere del villaggio dove il paziente trascorre le ore serali tipicamente, che sono ore di depressione, di tristezza, come vengono chiamate in gergo ore crepuscolari. L'oggetto che ho deciso di portare è un organo olfattivo, un organo delle fragranze. Di solito è un oggetto utilizzato dai profumieri, ma io in maniera un po' indisciplinata ho provato a portarlo nella disciplina del design e a provare a capire se gli oggetti possono avere un'identità olfattiva. In realtà è vero, ce l'hanno tutto e mi piacerebbe che gli studenti in un prossimo futuro, oltre a progettare i colori, le forme e la luce degli oggetti e dei luoghi, progettassero anche la dimensione invisibile che è quella dell'olfatto.